Ciao Dapsim! Oh mamma mia, che paura! Ma chi è questo? Cosa ci fa con il cappuccio e dove si trova? Sì, sono nella mia Benevento, questo alle mie spalle lo stadio Ciro Vigorito. C'è in programma oggi alle 17.30 Italia femminile contro Georgia, valida per la qualificazione a Euro 2021. Una partita importante, l'Italia non è ancora qualificata, 4 vittorie in 4 partite, speriamo di vedere una vittoria anche oggi e di vedere anche grande calcio con le nostre ragazze anche della Juventus Women, ma che sono veramente forti e ci hanno regalato tante emozioni nel mondiale di Francia di questo giugno-luglio, ricordate? Bene, il calcio femminile continua. Io sono qui, sono un po' coperto perché il cielo non è proprio limpido, anzi potrebbe anche piovere. Ho scelto anche un colore che va in sintonia con quella che dovrebbe essere la maglia indossata dalle ragazze oggi, cioè la nuova maglia verde dell'Italia. Insomma, sono qui adesso con il mio biglietto, vado ad entrare, prendo posto e poi continuo questo vlog per accompagnarvi in questa partita, sperando che sia divertente e che vedremo una vittoria. Che CT che abbiamo, va anche lei ad allenarsi, straordinaria, guardate, ha mantenuto il tocco, poi c'è la Linari, Saragama, Rosucci, era Girelli che ha fatto l'appoggio, ah, fuori, e se alterna in porta adesso va Giuliani per parare, tutto questo nel riscaldamento. Appena preso un palo clamoroso Daniela Sabatino su una penetrazione centrale di Cristiana Girelli, quasi gol. Nascerà qualcosa da questo corner? Bello! In diretta preso, precisione massima. Italia, Italia, Italia. Capito chi ha segnato, ma bello anche questo. Cioè, vogliamo parlare del fatto che ho preso tutti e due i gol in tempo reale, eh? Porto fortuna. Questa volta non l'ho preso, ma che gol di Cristiana Girelli! Grande azione! 3-0!
reazione, recupero palla Bartoli, in profondità per Rosucci, mette dietro, tiro di Galli, respinto dal portiere e si avventa Sabatino per il tap-in, 4-0. E adesso fine primo tempo 5-0, ma il gol che ha fatto Sabatino di tacco su assist di Girelli, ragazzi, qualcosa di pazzesco. 5-0 a fine primo tempo, squadra negli spogliatoi, intervallo 5-0, che dire. Italia sempre in attacco, costantemente in proiezione offensiva, tanti cross ma anche tante giocate nello stretto dentro l'area di rigore, dove la più brava secondo me in questo primo tempo è stata Martina Rosucci. Al 30esimo CT Milano Bertolini ha deciso di togliere Saragamo perché eravamo sul 4-0 mi pare, quindi per farle risparmiare energie è entrata Fusetti. Stiamo continuando comunque ad attaccare alla grande, ma veramente stanno giocando tutte benissimo. Bartoli è qualcosa di strepitoso sulla fascia sinistra, non fa passare nulla. Girelli sempre nel cuore delle azioni, insomma, veramente una grande partita. Vediamo il secondo tempo. 6-0, inizio secondo tempo, ha segnato anche Martina Rosucci, grandi soddisfazioni, si va avanti alla grande. Alla mezz'ora del secondo tempo, piccolo infortunio per Alia Guagni, però credo che sia solo una botta, nulla di particolare. Soccorsa in campo, siamo sempre sul 6-0, Italia costantemente in attacco, la povera Laura Giuliani che è laggiù. No, con la barella, no, è che mi ha toccato una sola palla, però entra, no, la, entra la barella e quindi per Alia Guagni potrebbe essere qualcosa di problematico. Speriamo di no, non sembra comunque gravissimo, non sembra gravissimo, vediamo. Tanto se vi dico che conosco uno di quelli che sono lì con la tuta azzurra e gialla, mi credete? Esattamente che sta lì al centro, medico per soccorrere. Normalmente mi controlla le caviglie, adesso sta controllando la gamba di Alia Guagni. Mi sento anche io un professionista in questo momento. È fantastico questa cosa. Mario! Mario, mi raccomando, trattami bene Alia. Momento, però è in piedi Alia, quindi sta bene, ma d'altra parte ha preso una botta in aria oltre che in area e quindi non era una questione di appoggio, distorsione, quant'altro. Insomma, appoggiata, cammina con l'ausilio, ma ha messo ghiaccio, ok, ghiaccio mi sembra sul polpaccio, quindi tutto ok. Abbiamo esaurito le sostituzioni, ma non dovrebbe essere un problema in 10 contro 11 sul 6-0. Mario, fai il bravo, mi raccomando. Vengono concessi 4 minuti di recupero. Additional time 4 minutes. Il formalismo di 4 minuti di recupero sul 6-0, pur se in 10 contro 11. Vediamo il tiro di Manuela. Sfiora il gol, Giuliano. Chiede deviazione, ma mi sa che non c'è. Allora, credo che manchino 2 minuti alla fine della partita, c'è questo calcio di punizione affidato a Cristiana Girelli nell'incitazione del pubblico. Sta per partire Cristiana, ma prima l'arbitro ha qualcosa da dire alle calciatrici in barriera. Si fa bella distanza, 1 metro, devi stare staccata, nuove regole, sappiamo bene. Quanta formalità in 4 minuti di recupero inutili. Vediamo. Questo è solo per allungare il mio video, sappiatelo, eh. Tutto studiato per questo. È fuori di poco, vabbè, comunque penso il portiere ci sarebbe arrivato. Brava Cri lo stesso. Italia.
Appena terminata la partita, ha deciso di cominciare a piovere proprio adesso. Intanto vi chiedo scusa per il montaggio frettoloso, per la mano tremolante, insomma non il massimo. Però qualcosa di esclusivo, di particolare, è stata una partita molto divertente, anche se si è giocato praticamente ad una sola esclusiva porta. Laura Giuliani ha toccato due palloni, ha fatto una parata, se possiamo definirla così, e poi un passaggio, cioè veramente zero. E la Georgia, poca cosa, va detto. L'Italia non è riuscita nel secondo tempo a fare più di un gol, ha fatto soltanto un gol, ha segnato Martina Rosucci per il 6-0. Poi le ragazze sono sembrate evidentemente stanche, perché comunque attaccare continuamente neanche è facile, e di conseguenza non sono arrivati altri gol e le occasioni sono state anche un po' sprecate. Io credo che Cristiana Girelli sia stata veramente formidabile, così come Bartoli, ha fatto una grandissima partita, grandissime giocate da parte di Galli e di Rosucci nello stretto. Mi ha fatto piacere per l'ingresso in campo da parte di Arianna Caruso. Intanto io stoicamente continuo a registrare sotto l'acqua, mi sembra giusto, tra l'altro con un cappuccio verde come la maglia della nazionale in campo, però tra poco smetto, così insomma non resto da solo nello stadio sotto l'acqua. E cos'altro? E mi dispiace per Alia Guagni, che si è fatta male, come ho fatto vedere, speriamo nulla di serio. L'Italia quindi continua a punteggio pieno, 5 vittorie su 5, questa netta, abbondante, miglioriamo anche sicuramente la differenza reti, che non era ottima, e andiamo avanti così. Io vi saluto, se ci sarà un post con foto, video con le calciatrici alla fine, più avanti, insomma, quando usciranno dallo spogliatoio, vi farò un ulteriore aggiornamento, ma chiudo questo vlog dallo stadio Ciro Vigorito di Benevento per Italia Femminile Georgia, valida per la qualificazione a Euro 2021. Ci vediamo allora molto presto, forza azzurre, ma sempre forza Juve!